Benvenuti alla sesta lezione del corso di Scratch. In questa lezione vedremo come costruire un'immagine a collegamenti. Prima di cominciare a programmare il nostro progetto, guardiamo in anteprima quale sarà il risultato finale che si vorrà ottenere. Bene, adesso possiamo iniziare a creare la nostra immagine a collegamenti. Come avete visto, utilizzeremo come tema del nostro progetto una cellula vegetale e quindi si vorrà creare una specie di puzzle nel quale bisognerà posizionare il nome esatto di ogni parte che compone appunto la cellula vegetale. Quindi, innanzitutto eliminiamo il gatto di Scratch, cancella, e adesso andiamo ad aggiungere lo sfondo. Andiamo a sfondi e andiamo adesso a caricare il nostro sfondo. Come sfondo andrò a caricare un'immagine di una cellula vegetale che ho scaricato da internet e modificato creando quei rettangolini colorati al posto delle etichette. Quindi apro la mia cartella e carico il mio sfondo modificato, come vedete, senza i nomi delle varie parti che compongono la cellula vegetale. Adesso andrò a caricare gli altri pezzetti, quei pezzetti che si andranno a posizionare su questi rettangoli colorati, ossia i singoli sprite. Anche questi li ho ritagliati direttamente da questa immagine, in modo tale che una volta andate a sovrapporre non si veda più il colore e quindi l'immagine rimanga completa. Quindi vado a caricare degli sprite e carico tutti i miei sprite, li ridimensiono e li vado a posizionare tutti nel basso. Quindi apro, ridimensiono e li posiziono nel basso e continuo così per tutti i vari sprite, posizionandoli tutti in questa parte grigia. Una volta aver caricato tutti i miei sprite e ridimensionati in un modo adeguato, ci troveremo a questa situazione qui. Quindi abbiamo in questa barra grigia tutti i rettangolini che poi dovremo cercare di riposizionare al posto giusto. E adesso quindi iniziamo a creare gli script per ogni singola etichetta. Quindi iniziamo dal citoscheletro, che è il nostro primo sprite, e quindi andiamo a situazioni e prendiamo un blocco quando si clicca sulla bandiera verde e impostiamo che questo rettangolino, una volta cliccato sulla bandiera verde, debba trovarsi in questa parte grigia, esattamente nella posizione in cui in questa posizione qui. Quindi vado a movimento e prendo vai a x e y di questa posizione qui, che sono direttamente queste, quindi non dovremo fare nessuna modifica. Poi dovremo prendere un blocco di per sempre
per far ripetere tutto ciò che si contiene per sempre in qualunque momento, inseriamo in questo per sempre un blocco se altrimenti. In questo blocco se altrimenti andiamo ad inserire il sensore, un sensore di colore, quindi si sta toccando il colore, questo colore giallino qui che corrisponde appunto alla posizione in cui si trova il citoscheletro. Cosa fai? Praticamente mi posizioni esattamente sul mio rettangolino, coprendo tutto il colore, l'etichetta, quindi movimento, vai a x di queste coordinate qui e faremo produrre anche un suono che andiamo a prendere dalla nostra libreria. Andiamo ad effetti e prendiamo questo suono pop, sentiamolo, quindi farà questo suono qui. Quindi script suono, produci suono pop. E adesso andremo ad introdurre anche una variabile di etichette posizionate. Quindi quando andremo a posizionare un'etichetta, questa variabile aumenterà sino ad arrivare a un massimo, ossia 18 nel nostro caso, che sarebbe il numero di tutte le etichette. Quando tutte le etichette saranno posizionate, poi magari faremo anche produrre un suono che si congratuli, magari di applausi, per indicare il termine della nostra immagine a collegamenti, e anche poi fermeremo l'intera animazione. Quindi vado a variabili, crea una variabile e inserisco etichette posizionate. Ok, ecco qui, come vedete la visualizzazione della mia variabile viene fatta in alto. Questa la posso naturalmente spostare col mio mouse. Posso anche modificare la visuale di questa variabile. Infatti tasto destro, inserisco grande. Come vedete mi dà solo il punteggio e non il nome della variabile. La sposto qui e inserisco cambia etichetta posizione, etichette posizionate di 1. Adesso per non fare in modo che praticamente ci sia un incremento all'infinito di questa variabile, poiché tutto ciò è contenuto nel blocco per sempre, quindi per sempre mi compie questa azione qui quando tocca il colore giallino, vado ad inserire un ferma questo script, quindi da controllo ferma, non tutto perché gli altri script devono rimanere funzionanti, ma ferma questo script. Andiamo a vedere adesso l'altrimenti. Praticamente l'altrimenti sarebbe se io andassi a posizionare su altri colori la mia parte, quindi quando vado a sbagliare la posizione. Cosa dovrà succedere? Dovrà succedere che la mia etichetta si dovrà riposizionare nella parte grigia, quindi semplicemente mi vado a copiare queste coordinate, elimino questi blocchi e le posiziono qui. Quindi quando andremo a posizionare sulla parte giallina mi compie questa animazione qui, quando andrò a posizionare sulla parte su altre parti che appunto saranno errate, l'etichetta sarà riposizionata nella parte grigia. Proviamo, bandierina verde, lo script è entrato in funzione e provo adesso a posizionare su una parte non giusta la mia etichetta. Come vedete la mia etichetta torna al punto di partenza. Adesso posiziono nel punto giusto la mia etichetta sul colore giusto. Ecco qui, si è prodotto il suono e mi si è incrementata la variabile etichette posizionate. Bene, adesso dobbiamo praticamente fare una sottospecie, la stessa cosa per tutte le altre etichette, naturalmente andando a variare sia le coordinate di partenza che le coordinate di arrivo e anche naturalmente il colore. Quindi posso copiarmi questo blocco perché appunto
saranno poche le modifiche che andremo a fare, negli in tutti gli altri blocchi. Lo copio nei due blocchi successivi e andiamo a ricapitolare, rivedere come procedere. Quindi adesso passiamo al granulo di amido, quindi granulo di amido che è posizionato qui, e quindi prendo un movimento, vai a x meno 97 meno y meno 150 e lo vado a posizionare sia qui, sia qui, che poi nel mio blocco altrimenti. Adesso praticamente per quanto riguarda il colore la posizione esatta sarà questa qui. E quindi le coordinate saranno, spostiamolo, saranno più o meno queste, quindi vai ad x meno 169 y 99, quindi tolgo questo, inserisco questo e risistemo. Quindi bandierina verde, tutto torna com'era. E adesso vado a vedere se funziona. Quindi posiziono prima su una posizione errata e quindi la mia etichetta torna al suo posto, poi posiziono sulla posizione giusta e come vedete mi si incrementa. Naturalmente qui ha mantenuto anche quella precedente perché non siamo andati ancora a definire bene quando viene azzerata la variabile, quindi per il momento le variabili non le osserviamo perché dopo andremo a creare uno script sul nostro sfondo che ogni volta che andremo a cliccare sulla bandiera verde mi azzererà il mio contatore e farà anche altre azioni. Ripetiamo per l'ultima volta insieme come procedere e poi naturalmente dovremo fare la stessa cosa per tutte le altre etichette. Quindi il prossimo sarà l'apparato di Golgi. Vado a copiare il blocco come gli altri, quindi prendo, vai a x della parte grigia e quindi la inserisco sia in testa che poi nell'altrimenti. Cancello questo, lo inserisco nell'altrimenti. Se sta toccando il colore, sarebbe questo colore qui. Quindi mi avvicino al colore qui e clicco per definire il colore. Vai ad x, vedo un po' le x muovendomi così questa etichetta. Più o meno questa va bene e quindi vado a sostituire questa x, vai a x questo qui e tutto quindi rimane come prima. Bandierina verde, vedo un po' se funziona, vado direttamente a quello giusto e come vedete funziona. Bene, adesso praticamente si procede nello stesso modo, nel medesimo modo, per tutte le altre etichette. Andiamo invece a vedere uno script leggermente diverso che sarà quello dello sfondo che mi permetterà di concludere sia l'animazione quando tutte le etichette saranno posizionate, ma anche di azzerare, come avevo detto precedentemente, l'animazione quando si preme la bandiera verde. Quindi andiamo a sfondo, selezioniamo il nostro sfondo. La situazione quando si preme sulla bandiera verde, la prima cosa da fare sarà azzerare il contatore etichette posizionate, quindi porta etichette posizionate a 0. Poi andremo a controllo, prendiamo un controllo per sempre e inseriamo un se. Quindi per sempre bisognerà stare attenti al valore
della mia etichetta posizionata. Quindi all'operatore prendiamo un operatore di uguaglianza, lo inseriamo in questo se e andiamo a variabile. Quindi se le mie etichette posizionate saranno uguali a 18, ossia a tutte, saranno tutte posizionate, cosa succede? Faremo innanzitutto produrre un suono, un battito di mani per indicare la conclusione della nostra immagine a collegamenti. E quindi suono, apro la mia libreria e prendo come suono questo suono qui, lo inseriamo e vado a suono, quindi produci suono, questo suono qui, attendi 4 secondi e poi ferma tutto, ossia ferma tutti gli script per concludere appunto la nostra animazione. Controllo, ferma tutto. E quindi con questo semplice script possiamo appunto fermare il nostro, la nostra animazione e regolarla dall'inizio alla fine. Quindi adesso vediamo se tutto funziona. Quindi dopo aver programmato anche tutte le altre etichette, adesso andiamo a completare la nostra immagine a collegamenti. Bandierina verde, e quindi citoscheletro, non è citoplasma, posizionato. Apparato di Golgi, posizionato. Granulo di amido, posizionato. Citoscheletro, posizionato. Membrana plasmatica, posizionato. Ribosomi, posizionati. Parete cellulare, errato, parete cellulare, posizionata. Micocondrio, errato, posizionato. Reticolo endoplasmatico liscio, posizionato. Tonoplasto, errato, posizionato. Reticolo endoplasmatico rugoso, posizionato. Vacuolo, posizionato. Nucleolo, posizionato. Membrana nucleare, posizionata. Membrana del tilacoide, posizionata. Poro nucleare, posizionato. Perossisoma, posizionata. Plasmodesmi sarà. Come vedete, quindi l'animazione si conclude. Con questo quindi siamo riusciti a completare la nostra immagine a collegamenti e io vi do appuntamento alla prossima lezione del corso di Scratch. A presto!